Buongiorno a tutti, in questa domenica 24 marzo, Domenica delle Palme. Tutti siamo attratti da questa celebrazione e desideriamo riportare a casa quel ramoscello di ulivo, forse perché abbiamo nostalgia di una pace interiore, una pace fuori di noi. Ma occorre oggi fare quel percorso dall'osanna, quell'acclamazione esteriore a quella interiore, perché non ci fermiamo ad un abbandono del Cristo. Eppure il Signore non abbandona nessuno. Egli accetta la via dello svuotamento, come ci ricorda la seconda lettura di oggi, la lettera ai Filippesi. Egli non considerò un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso. E si fece obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Insomma, Gesù dimostra questo amore che si consegna nelle nostre mani, che ci dona in fondo il potere di accoglierlo o di rifiutarlo. Ecco perché è importante lodarlo, benedirlo, perché Egli ci ha amato alla follia ed è importante non abbandonare il Signore. Riprendere oggi quel cammino contemplando il crocifisso, quell'amore che si è inchiodato a noi. Il Vangelo di Marco, che ascolteremo a messa, è un Vangelo, potremmo dire, che inizia oggi da una donna e si conclude con lo sguardo di due donne, quelle donne che osserveranno il sepolcro. La donna che apre il Vangelo non ha un nome. Nel Vangelo di Marco si dice che ella raggiunge Gesù nella casa di Simone il lebbroso. E mentre erano a tavola, rompe un vaso di alabastro pieno di quel profumo di puro nardo. Lo rompe e rovescia tutto su Gesù, quel dolce profumo. Tant'è che il commento di alcuni è: perché questo spreco di profumo? Potremmo dire: perché questo spreco di amore di Gesù? In fondo non lo meritiamo. Eppure Gesù la lascia fare. Anzi, è un anticipo di quegli unguenti della sepoltura. Quel Gesù ci ricorda in quel gesto che c'è un amore che va riconosciuto e accolto, perché il prodigio accada anche in noi e per noi, perché quell'amore possa produrre frutto in noi, come in quella donna che è capace di vedere oltre, di guardare in profondità, riconosce in quel Gesù di Nazareth l'amore fatta persona. Così come alla conclusione di quel lungo Vangelo, si dirà che Gesù è morto, viene portato nel sepolcro e Maria di Magdala e Maria, madre di Joses, stavano a osservare dove venivano poste. Uno sguardo che segue Gesù morto e crocifisso e attende. Uno sguardo che ancora non sa interpretare la storia, ma che sa che quella storia non può finire così. L'assurdo amore di Dio porterà un frutto a chi sa accoglierlo e a chi sa attendere con fiducia. Buona domenica a tutti.